benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con la sedicesima puntata di Helaim, la campagna in D&D quinta edizione, masterata dal buon vecchio Khaled, giocata da me, Kase, Matte, un po' Matte? da sempre stato. Oh, Sì, Khaled si è Matte. bloccato. No, No. vabbè, tanto che ci interessa, Cella e Zazza. Si è bloccato con un bellissimo. Davvero? Sì, che No, io lo vedo figo. bene, io ti vedo No, bene. io lo vedo per bene. Anch'io lo vedo per bene. Ha battuto Però il posto, è quello che registra e quindi è si è vero, bloccato. giustamente, infatti. Beh. E quindi Khaled ci farà il riassunto. Oh, Ah, ci eccolo sono. qua, che bevi White Russian. Il riassunto, non lo dire ad alta voce. Il riassunto, il mio assunto è che un giorno vi siete svegliati e avete deciso di partire all'avventura. Non è andato proprio così. Partiamo dal principio. Ok, no, eravate a Grethir, la città dei nani, che ripeterò, continuare finché non la chiamerete così, e a volte la chiamate la città dei nani e basta. Che è appunto questa città molto grossa e con varie etnie di commercianti. Siete comparsi dal nulla e siete riusciti a farvi mettere in prigione. No, scherzo. Quindi, tornando alla storia, dopo il vostro incontro con lo zar, eccetera, la principessa è stata rapita e appunto le guardie della città hanno deciso di dare la colpa a voi. Quindi ne è susseguito che voi siete stati catturati, o almeno Kelt e Jared sono stati catturati, mentre Jorros e Cassandra sono attualmente i fuggitivi. Quindi la sessione si è divisa in due, stranamente, in cui Kelt e Jared erano catturati in prigione e hanno incontrato vari prigionieri, tra cui una signora molto anziana, Nana, che tutti la chiamano nonnina. Questa nonnina, appunto, è una prigioniera, come voi, e in maniera un po' intimidatoria, anche se la vecchietta non sembrava troppo colpita, Kelt ha cercato di estorcere informazioni e lei ha detto: portatemi delle ossa e vi dirò quello che volete, più o meno, Ossa, parafrasando. Ha ma non chiesto di quelle ossa. portare delle ossa e voi di mostri che a quanto pare vivono nel sottosuolo insieme ai prigionieri. In questo caso vi ha detto di andare a catturare, cioè insomma vi aveva proposto o di portargli delle ossa di un ragno bello grosso o di questi omini piccini che si chiamano Derro. Voi avete incontrato una squadra di Derro e avete deciso di scontrarvi. Non siete stati molto bravi ad attaccarli alla sorpresa, Non era il mio stile. però siete riusciti a, diciamo, farne fuori parecchi, anche se Jared è caduto a terra un'ennesima volta. A caso. Jared, c'è qualcosa che non ti torna in tutto ciò? No, ti vedo, hai fatto facce. Raccontati, Però dille tu. ha più vita adesso. Eh sì, dimmi i tuoi problemi, Jared. Ho iniziato a bere quando avevo il 16 anni. No, va davvero, cosa non ti torna, Scella? Ah, No, mi sembra tutto. ok. E quindi la sessione che poi è finita con voi, che avete preso i cadaveri di questi omini e li avete riportati alla tenda principale, nel sottosuolo, cioè della prigione sottosuolo. Mentre Cassandra e Jorros, in fuga, hanno fatto addormentare un paio di guardie e hanno andato alla ricerca degli uomini con il collare. Con successo, direi, anche se ci hanno messo un po'. Incontrandoli hanno chiesto a loro come poter entrare nella gang, no, come poter parlare, insomma, come poter essere in contatto con loro. Gli hanno detto: portatemi una cassa di cibo e ne possiamo riparlare. Quindi avete portato una cassa di cibo E ne abbiamo riparlato. e ne state per riparlare. Siete stati portati nel loro covo, che appunto, vabbè, avete anche fatto conoscenza a una vecchina strana che poi, vabbè, è A scappata, cui ho dato uno giustamente. specchio Ha per. cuidato uno specchio di valore, tra l'altro. Certo, E uno quindi stile. voi siete arrivati al covo degli uomini col collare, aka prigionieri, e appunto state per incontrare questo nonnino che voi non avete mai sentito parlare.
che nessuno, che non torna, cioè è normale, no? Non Nino, non c'è niente di strano. Sarà anche affabile, sicuramente. La sessione per voi è finita con voi che siete entrati dentro il covo, appunto è una casetta molto simile a quella della vecchina, molto piccola, però con una crepa in mezzo che sembra andare in profondità. Quindi io ricomincerei da Cassandra e Jorros con voi due che appunto scendete le scale e cominciate a vedere altre persone con il collare. Con voi vi sta accompagnando il ragazzo mezzelfo biondo, quello del volantino, quello con cui avete... Il criminale maledetto. Quello con cui avete parlato finora comunque, quello che avete dato la cassa. Il nostro amico. E vi sta facendo passare attraverso varie persone, vedete alcuni con il collare ma anche altri senza, per esempio. E beh, suppongo... Intorno. Ok. Scendo. E sono delle scaline, sembrano incavate nella pietra, sembrano ci sia stato, sono un po' grossolane, come se fossero state fatte con mezzi improvvisati. La crepa però sembra naturale, cioè sembra che si sia creata naturalmente. Ok. E su queste scale vedete che c'è varia gente, magari qualcuno è fermo a chiacchierare, sono strette però diciamo riuscite a passare. C'è un po' di folla, che fortunatamente non c'è nessuna pandemia lì, quindi non è un problema. Meno male. Sì. Passate queste scale, più o meno passate una decina di uomini collarati o no. Ok. E arrivate in quello che sembra una specie di stanzina sotterranea. E lì vedete che c'è, sembra esserci un pochettino sempre più di gente. Vedi che c'è gente che tipo sta dormendo, gente che sta mangiando, gente che sta tipo chiacchierando, gente che sta tipo anche disegnando, oppure sta guardando una mappa. No. Cioè sembrava una base segreta. Che disegna la gente? Per tutto. C'è un bambino che disegna un grosso drago. Ed è lì per terra davanti all'entrata. Infatti vedete il mezzelfo. Piccolino, spostati! E lo prende, lo solleva e lo lancia via. La gente sembra far caso a noi quando passiamo. E direi di sì, qualcuno si gira verso di voi comunque, però poi quando vedono il mezzelfo non si fanno più domande. Allora mi sento in soggezione. E voi il nome del mezzelfo non gliel'avete chiesto, vero, ancora? No. Giusto, perfetto, no, è giusto per chiarire, così si sa mai. E lui riguarda, fa, aspettatemi un attimo qua, vado a parlare con il nonnino. Okay. Vedi che vi lascia all'entrata delle scale. Mi guardo intorno con fare paranoico. Okay. C'è tanta gente. Qualcuno che mi voglia uccidere. C'è tanta gente, è un po' troppo fuori dalla tua comfort zone questo covo. E in giro vi vedete appunto parecchie persone, umani, nani, dwegar, ma anche tipo razze un pochino più strane. Magari vedete anche un catfolk o qualche cosa, tabaxi, come lo volete chiamare, insomma. Uomo gatto. Oppure demoniaco. Magari... Quale? Un gatto demoniaco. Vedete addirittura anche degli orchi. Degli orchi. E vedete che, diciamo, più o meno la metà di questi hanno il collare. In più a vedere appunto vecchi e bambini. Anche essi, sempre metà di questi, hanno il collare. Anche vecchi? Anche bambini? Sì. E anche i vecchi? Ah, sì. Beh, se ce li hanno i bambini. Che posso fare? La gente vi guarda, certo. E vedi che il bambino che è stato lanciato via dal mezzelfo ritorna lì a disegnare ai piedi, praticamente ai vostri piedi. Che fai, bambino? Stai disegnando, non lo vedi? Questo è un bambino nano. Quindi è tipo bassissimo. Ma è un bambino nano nel senso che è nano di razza o è nano... Di razza. Grazie del... E appunto la gente vi guarda, però non sembra nessuno aver il coraggio di parlarvi. Voi volete... Vabbè, il bambino sembra abbastanza sfrontato. Vedete infatti che una signora lo viene a prendere, vieni via! E lo prende per il braccio. Il bambino al collare.
Tra la falla vedo anche qualche tiefling. O non ci sono? No, non ne vedi. Non ne vedi. Ma chissà. Chissà perché qualcuno non ha il collare. Pensavo fosse un covo di ex detenuti. Magari sono parenti. E vivono tutti qua? Boh, avranno le loro case parenti. Beh, forse sì, ma magari poteva essere difficile trovarsi con il detenuto fuggito. E quindi si sono trasferiti qua sotto. In effetti è vero. Ok. Quindi voi rimanete ad aspettare lì tranquilli, non fate niente, non volete interagire con nessuno? No. Cioè... Okay. Io no. Allora... E allora, mi sentite? Sì. Sì, sì. E quindi, dopo un po' ritorna il mezzelfo e vi guarda. Sì, sì, il nonnino vuole vedervi, è interessato a quello che avete da raccontare. Ok, grazie. Ottimo. E i troll, giusto, dicevate? Sì. Sì, i troll. Beh, venite pure. E vedete che vi fa passare in mezzo alla stanza. E vedete che c'è una specie di tendine su una parete. Le scoste, vedete che c'è un'altra stanzina dietro. Ed è la stessa stanzina dove è scomparso lui, in pratica. Dentro vedete che c'è meno gente. Vedete che in fondo alla stanza sembra esserci un'altra grossa crepa. Però questa sembra non sembra illuminata come le scalette da cui siete passati. Sembra proprio una crepa lì. Non c'è neanche troppo. Si vede che è proprio buio dentro. Voi ci avete scura visione, però comunque ve ne rendete conto quando qualcosa non è illuminato. Beh sì. Se no. E apparentemente a sedere accanto c'è una specie di cuscini per terra, questi grossi cuscini per terra, tappeti per terra, un po' rozzi, un po' sporchi. E vedete che c'è un vecchino che sta tipo scrivendo su dei fogli qualcosa con carta e penna. Vedete che è un Dwegar. È molto 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 basso anche per un Dwegar, probabilmente la vecchiaia non lo ha aiutato. Vedete che è tutto rugoso, a malapena riuscite a vedere gli occhi, sono questi grossi occhiali spessi, belli spessi, che non vi permettono la vista dei suoi occhi, però potete immaginare che dalle sopracciglia che vedete non, anche senza occhiali non si vedono molto bene. Vedete che è senza barba, è pelato ed è vestito senza collare, senza barba. Senza barba e senza collare. Oltraggio. E vedete che è vestito in realtà da mercante. Un po' logori, però sempre da mercante. Il mezzelfo ci sta accompagnando verso quest'uomo? Sì, sì. O se ne... ok. Sì, sì, il mezzelfo gli fa... ora un attimo, il nonnino sta spiegando di scrivere delle lettere, però poi appena finita è da voi. Tanto mettetevi pure a sedere davanti alla sua scrivania. Che okay. È un tavolo da terra, cioè un tavolo alto così, cioè a 20 centimetri di tavolo, però lui è a sedere per terra, quindi gli fa comodo. Poi è molto basso, quindi... Giù. Nella stanza insieme a voi però vedete che in più ci sono altre due persone, una sembra un orco e una sembra un umano, entrambi col collare. E sembrano effettivamente senza neanche passare, cioè girarci troppo attorno, sembrano delle guardie, cioè insomma dei sgherzi o insomma o dei bodyguard. Vedete che sono chiaramente armati, vedete che hanno anche dell'armatura addosso, sono sempre vestiti un po' di cenci e hanno un cappuccio per cercare di coprire anche un po' il collare, un po' come anche in mezzelfo in realtà. Però sono lì che vi guardano, però non dicono niente, stanno tipo a sedere o stanno per terra anche loro. Cioè, no, okay. In realtà stanno attaccate la parete molto alla duro, sai, tipo... Ok, sulle pareti della stanza c'è qualcosa? No, ripeto, sembra... Tutte queste stanze, come il corridoio che avete sceso, sono tutte, sembrano appunto, scavate abbastanza rozzamente. Probabilmente con parecchio tempo, sono stato. E la cosa, appunto, che vi turba di più è questa crepa, che è abbastanza inquietante, perché non riuscite a vedere quello che c'è dentro, perché è... sembra andare in basso. Ok, è vicina a dove sta il vecchietto? Sì, sì. Cioè, non è che si cammina ci cade per sbaglio, però insomma. Ok.
La stanza, la stanza sarà 6 metri per 6 metri, ecco, niente di incredibile, chiaramente un po' non quadrata. Ok. E c'è questa crepa su un angolo e il vecchietto sull'angolo opposto. Ok, io scrutando un po' malamente la crepa vado abbastanza decisa a sedermi davanti alla scrivania del vecchino, dove aveva indicato il mezzelfo. Ok. E io la seguo. E vedete appunto questo vecchino che sta scrivendo. Salve. Te riconosci il nanico e dici che sta tipo scrivendo delle lettere. Vabbè, non so se poi ti metti a guardare cosa sta scrivendo. No. Ok. Ma ci fatti miei. Allora, sta scrivendo. Mm-hmm. E dopo un po' vedi che mette a posto la penna e si mette tipo un po' così, non vi guarda. Salve. E il mezzelfo, lui sente il tuo salve, un attimo si distrae. Nonnino, sono venuti per te. E lui, oh che bei due bei ragazzi che ci sono qua. Grazie. Grazie. Ma che ci fate qua sotto? È un po' toscano. Ma che ci fate? No. Che cosa ci fate qua? Non so se... E vedi che il mezzelfo gli fa, nonnino, sono quelli che ti ha detto 5 minuti fa. Ah! E dice, ah! Ragazzi, ciao! Cosa mi volevate dire? Ma innanzitutto siamo lieti di fare la sua conoscenza. Ah, sì, non ci siamo presentati. Io sono nonnino. Mi potete chiamare nonnino o capo? Nonnino, perché non sono il vostro capo. Ok, nonnino, io sono Cassandra, okay, e metto la mano in avanti per farmela stringere. Vedi che lui alza la mano, quella con cui stava scrivendo, e te la stringe, però non c'ha una presa molto forte, vedi che te la sta, cioè non riesce a muovertela, e quindi te la tiene così e basta. E io sono Jorras. Ciao! Beh, siamo venuti da lei, nonnino, perché cercavamo un modo per far evadere dei nostri compagni dalla prigione. Ah! Se avessi una moneta d'oro per tutte le volte che ho sentito questa storia, avrei più o meno una ventina di monete d'oro. Dai, neanche troppe. No, forse di più. Nonnino, di più. Ah, vabbè, sentite, sapete che evadere non è una cosa molto semplice. Beh, lo immaginavamo, ma... Vedo tante persone qua che sembrano evase. Esatto. Vedendo tutte queste persone che probabilmente sono evase, pensavamo che lei potesse aiutarci. Oh, sì, sono evase, ma sono evase veramente? Credo di sì. Volevo dire una cosa. Eric, e si dice al mezzelfo, come mai sono, me l'hai portati? Hanno portato parecchio cibo per il sottosuolo. Vabbè, allora ci avete fatto un bel favore, effettivamente, eravamo in grave bisogno. Che dire, possiamo provare a vedere, però dovete capire che l'evasione non è una cosa così tanto normale come potrebbe accadere in altre prigioni. Questa è una prigione speciale. In che senso è speciale? Beh, e vedi che con una mano la tira sopra il mezzelfo e gli prende il collare molto di forza. Il mezzelfo vedi che si abbassa e mi fa vedere. Beh, vedete questo collare, no? Mm. Oh, sono delle rune magiche. Oh no. Ok, immaginavo. E vedi che lo tira sempre più giù il mezzelfo e comincia a essere anche un po' instabile. Però vedi che se lo fa fare. Queste qua sono tutte rune, praticamente c'è una barriera fra il sottosuolo e il sopra. Ok. Che non permette di passaggio, tranquillo. Ok, non come hanno fatto a passare loro? Questo c'entro io. Beh, non permette il passaggio delle persone col collare o in generale delle persone? Beh, delle persone col collare. Ok. Ma non credo che nessuno voglia andare in prigione, ecco. Beh, no, certo. Ci mancherebbe altro.
E in che senso c'entra lei? Beh, sono anni che abito in questa città e ormai qualche sotterfugio l'ho trovato. Non è facilissimo passare, ma c'è il modo. Certo, come dire, è dispendioso per noi, quindi a volte chiediamo delle tasse, però avete già fattoci un bel favore, effettivamente. Però, insomma, dipende un po' cosa non sono io l'unico che decide qua, ecco, quindi bisogna vedere. Raccontatemi chi volete far evadere. Beh, sono due nostri compagni che sono stati accusati ingiustamente. E la razza? Allora, uno è un mezz'orco. Uno è un mezz'orco e l'altro è un mezzelfo, sì. Eric! E il mezzelfo, vedi che si stava sistemando il collare. Sì, nonnino? Hai sentito di mezz'orchi e mezzelfi? Non abbiamo notizie da Francisk da un po'. Non ci ha detto se sono arrivati nuovi detenuti. E quanto tempo fa sono entrati? Ieri. Vai a sentire il contatto di Francisk. Anzi, vai un attimo. Sì, vai a sentire un attimo il contatto di Francisk. Vedi un po', magari ci ha lasciato un bigliettino. Vedi che il mezzelfo esce e va entrando nella crepa. Ok. Io lo guardo entrare finché non lo vedo scomparire, poi mi rigiro verso il vecchino. I nostri amici sono stati accusati di aver rapito la principessa, ma... Oh, mamma! Pensi che me la farà pagare per non dirmi una cosa del genere? Beh, ma non sono stati loro, non siamo stati noi. Vabbè, questo è tutto relativo. Un attimo, ragazzi, io mi sono sbrutolato. Problemi tecnici del Natale. C'è la magia del Natale. Perché beve la panna con il cioccolato. Oh, nel senso. E ti sa di Natale, quindi. Ti sa di Natale. Si fa quel che si può, no? Sì, infatti. Sì, ma io non so se siete... Se sono... O siete... colpevoli o no. Però ecco... Solitamente ho notizia di tutti quelli che entrano. Che strano, chissà cosa è successo. Come mai non abbiano riferito dei nostri compagni. Ora vediamo se Eric ci dice qualcosa. Sono sicuramente che Eric era il vecchio sulle scale. Io ne sono sicuro. No, Francis, che Eric è il mezzelfo. Ah, scusa. Sì, è di sicuro il vecchio sulle scale. Era palesemente il vecchio sulle scale, su un'altra strada. Se è lui siete spacciati, non vi fanno più uscire. Se è lui sto cazzo, usciamo da soli. Quindi... Io non posso fare padre chiunque, potrebbe essere anche degli assassini. Raccontatemi un po' di loro. Beh, non è grosso. Vedi che si sistema gli occhiali, si mette un po' a sedere più comodo. Uno è grosso, l'altro è basso. È tipo me, come altezza. Ok. Ha detto mezz'elfo e mezz'orco? Ah, sì. Okay. Beh, in realtà esatto. Siamo arrivati in città da poco. Eravamo da quanto? Da 4-5 giorni se non sbaglio. Ah, che culo! Sfortunatamente ci siamo inimicati subito il consiglio. Ah, Perché non vogliono stare a credere alla verità. Ah, ecco, a proposito, cosa mi stava dicendo? Cosa avete detto Eric, dei troll? Ah sì, che probabilmente la città è spacciata. Spacciata in che senso? Non fate caso a me. Che dei troll si stanno dirigendo qua per trovare le ossa. Sì. Beh, questo di sicuro non è buono. Beh, da quello che sappiamo c'è un grande, davvero un grande numero. C'è davvero un grande numero di troll riuniti e che usano la magia, che stanno per attaccare questa città. Per prendere le ossa di Odd Legger. Ah, beh.
Quindi, insomma, visto che nessuno tra le autorità ci ha voluto credere... Ah, perché se ne è andato a parlare al consiglio? Beh, speravamo che si unissero. Come se servisse a qualcosa, quello è soltanto uno specchietto per le allodole. Abbiamo parlato anche con lo zar e sua figlia. Siamo stati fortunati, Prima che la rapissero e ci condannassero per rapimento. Esatto. Di reale. Ah, anche voi siete condannati, quindi? In realtà non lo so se neanche noi siamo condannati, però credo abbiano preso i nostri... hanno preso i nostri compagni e... non so se cercano anche noi. Beh, non credo. Però abbiamo fatto addormentare delle guardie. Bravi, ragazzi. Cos'è che mi piace? Quindi forse siamo ricercati se non per qualcos'altro. Vedi che tira un po' di vino, tira fuori un bicchiere di, una bottiglia di vino, dei bicchieri, e vi versa un po' di vino. Oh, grazie. Beh, è una storia interessante. Mi è piaciuta particolarmente. Io bevo. E potrei forse aiutarvi, però dovete raccontarmi anche un pochettino, cioè, che siete venuti a fare qua. Ripeto, se siete degli assassini preferirei non liberare i vostri compagni. No, non siamo degli assassini, l'ho detto, siamo venuti qua per avvertire la città dell'arrivo dei troll. Sì, ma in realtà solo per questo, cioè, siete venuti in città per... ok. Sì, noi stiamo cercando di liberare... Per conto di chi? Noi stiamo cercando di liberare un uomo che è stato rapito preso dai troll e speravamo che ci potesse anche essere magari un qualche tipo di aiuto in questa città. Ok, ragazzi, prendete un sorso, perché questa forse non vi piacerà tanto. Vi racconterò una storiella che forse potrebbe spiegare un po' questa vostra situazione. Su, ma vedete? Io ci appoggio soltanto pochino le labbra. E lui in realtà vi fissa finché non bevete. Che problema c'è? Hai paura che ti sto avvelenando? No, in realtà non mi piace troppo il vino. Vabbè, te ne importa. Vedi che le sue sopracciglia bianche un pochettino si piegano. Esatto. E appunto il vecchino Dwegar mi guarda un po' in silenzio. Comunque il vino che hai bevuto assomiglia molto al vino che vi hanno servito alla locanda. Ah, no, in realtà l'ho solo rubato. Però vedi che la bottiglia non è quella del vino, cioè è proprio una bottiglia di tipo delle bottiglie riciclate. Bottiglie anonime. Esatto. Allora, ragazzi. Probabilmente, appena mi hanno visto, hanno detto: questi sono dei fessi, incastriamoli. Ah sì? Beh sì, hanno visto, ne avevano bisogno. Sembriamo dei fessi. Sì. E vedi che ti tocca una mano. Ma non va bene così. Sembri molto intelligente, però. Sembrate molto intelligenti. Però ecco, magari un po' ingenui. Si vede che siete all'inizio della vostra vita da adulti. Beh. Aspetta, no, però... Però lui chiaramente è più vecchio di voi, quindi certo. Da vecchio. Allora, quindi insomma, il fatto che non vi credano probabilmente è dato anche dal fatto che la stessa barriera che è stata creata appunto per non fare il sotto dal sopra è anche tutto intorno alla città. Ah. E quindi, anzi, è molto più forte come energia. Quindi nessuno può uscire dalla città? No, certo che si può uscire. Solo dal porto. Ah. Ok. E anche entrare solo dal porto? Beh, ci sono anche altre uscite, però non sono consigliabili. Mm. Beh, noi non siamo entrati dal porto. Quindi... visto? Sono altre uscite, entrate.
Almeno un'altra entrata esiste. Beh, sì. A quale si riferisce? Ed era anche un'uscita fino a che non si è chiusa. Beh, se siete entrati, siete entrati in un'altra entrata. Non mi sto riferendo a nessuna entrata io. Beh, l'entrata a cui ci riferiamo noi è sparita. Quindi... allora si è risolto il problema. Vabbè, però questi troll hanno il teschio del gigante. Cioè, tipo un enorme teschio di Odlegar potrebbe essere un problema per la barriera? Ma allora non saprei, non mi sembrava, non ne ho mai sentito parlare, ecco, di nessuno che lo utilizzasse, anzi era scomparso quasi subito dalle storie vecchie, dalle storie antiche. Non era ancora giovane quando è successo, quindi non so poi bene che fine ha fatto. Beh, quindi lei sa qualcosa di più riguardo a questa storia del gigante? Oh, beh, l'ho vista con i miei stessi occhi. Per qualche secondo poi sono scappato. Molto saggio. Vabbè. Giudicare dai murales non è stata una battaglia facile. No, no, penso di aver perso un paio di parenti. Oh, mi dispiace. Forse di più. Vabbè, non è importante. Poi dopo la mia vita è continuata tranquilla. Cioè, più o meno tranquilla. Era un po' un birbone da giovane, lo ammetto. Ed ecco, ed essendo un birbone che è diventato... Vedi che un attimo si è estraniato e comincia a guardare il soffitto. Ed è così che è diventato il capo di questo gruppo di persone? Mi scusi? Oh, che stavo dicendo? Ci stava parlando dello Dlegger. Ah, sì, lo Dlegger! Sì, 5 secondi, l'ho visto. E... niente, ho cominciato ad ammazzare metà un po' di eserciti e... a quel punto ho detto, ma no! Sono scappato più velocemente che potevo. Beh, noi abbiamo saputo che questo gigante ha iniziato a fare tutto questo disastro così, a caso. Lei non sa... Ripeto, non è una cosa che mi ha troppo intrigato poi una volta vedendo la morte. Poi comunque... Com'è diventato il capo di questo gruppo? Diciamo che dentro conosco parecchia gente, sono uno dei più vecchi qua, conosco parecchi detenuti molto anziani all'interno. Ma lei è stato dentro? No. Mai. E non ci tengo a entrarci. Ora soprattutto. Diciamo che come ladro sono sempre stato abbastanza di successo. E ti fa un occhiolino, anche se in realtà non lo vedi, perché... Beh, se non è stato catturato, direi... complimenti. Sta bravo, vero? Però conosco parecchia gente dentro, quindi... piano piano, unendomi con altri parenti e superstiti, abbiamo creato questa, diciamo, associazione. E che fate? Scambiamo beni con quelli che sono dentro, cerchiamo di aiutarli, chi vuole uscire cerchiamo di farlo uscire, anche se, ripeto, non è molto facile, e cerchiamo di sopravvivere. Del resto dentro non è facile la vita. Com'è dentro? Beh, dentro sono un po' abbandonate a loro stessi, sono dentro delle caverne, praticamente. Delle caverne? E le celle, le sbarre? No, non sono cose da qua. Sono caverne piene di mostri, quindi direi che è abbastanza difficile che... diciamo, mi sembra più una condizione più che adeguata. Non c'è bisogno di sbarre. Ogni tanto ricevono... è una condizione interessante. Sì, sì. Io guardo Giorros perplesso a questa frase. Cosa dici? Beh, è particolare. Sì, sì. Ogni tanto si puliscono la coscienza mandando qualche oggetto per sopravvivere, ma se non fosse per noi sarebbero già tutti morti. Non è una condanna a morte, però è una finta condanna a morte. Beh, abbiamo notato tra le persone che sono qui ci sono anche molte persone senza collare. Beh, anch'io sono senza collare, l'ho già detto, no? Sono stato molto bravo. Beh, pensavamo fosse l'unico, invece c'è tanta gente che vi aiuta, anche parenti. Esterna. Parenti, proprio. Colleghi, amici. No,
do un colpetto a Jorah, si fa, ma vedi, avevi ragione, chi l'avrebbe detto? Già. Io l'ho detto prima. Eh sì, proprio così. E quindi, come possiamo fare per far uscire i nostri amici? Devo parlare con quelli dentro prima. Bisogna vedere un pochettino se, diciamo, sono compatibili. In che senso? Beh, nel senso, il lavoro che c'è da fare è uguale sia dentro che fuori. Quindi, se quelli dentro non vogliono collaborare per farli uscire, io ho le mani legate. Ma non ti preoccupare, dentro c'è mia moglie, una signora molto amabile, quindi sono sicuro che se la faranno amica. Oh, mi dispiace che sua moglie è stata catturata. Ormai sono 100 anni, che ci posso fare? 100 anni? E non vi e vedete non vi... mai? Esatto. Ma certo ci vediamo, di tanto ci vediamo. Non nello stesso posto, però l'amore supera ogni barriera. Oh. Si mette a ridere da solo. Ma perché non l'ha fatta evadere? Non vuole. Si trova bene dentro, che ci posso fare? Gliel'ho detto 1000 volte, ormai sono 70 anni che smetto di dirglielo. Beh, contenta lei. Contenti tutti. Poi lo sai come sono le donne, no? Vecchio marpione. Ti provo a tirare una manata, però è tipo una piumina. E però mi rattristo un po'. Ok, no. Io guardo, mi rigiro e guardo dentro la fessura, cercando di vedere se riesco a guardare qualcosa. Cercando di guardare se riesco a vedere qualcosa. E lui ti guarda. Guarda che è inutile. Ah, a parte se ci volendo ci vedi lo stesso. Perché fino a 18 metri vedo. No, ma non c'hai Devil Sight, vero? Non c'hai il... c'hai la scurovisione normale? Sì. Ok. Quella oscurità magica. Infatti mi sembrava... Non ti preoccupare, una volta che tornerà Eric ne riparliamo. Poi, Eric, magari... come fa a vedere là dentro? Dovrebbe servire qualche... qualche oggetto speciale, almeno. Che lui possiede. Siete attrezzati, wow. Sì, diciamo che è una piccola... cerchiamo un attimo di camuffarlo un minimo. Ecco. Sono anni che abito in questa città, almeno qualche cosa sono riuscito a raccimolare anch'io. E ho un minimo di velo di difesa, almeno. Poi in realtà non ce l'ho messa nemmeno io, quindi... Lei non sa nulla della scomparsa della principessa? Magari le sono arrivate voci... Ne ho sentito parlare, però mi avete raccontato questa storia. Decido di credervi e quindi posso immaginare che sia una golpe dall'interno, qualcun lavoro dall'interno, di sicuro. Beh, l'avevo immaginato anch'io. Non è difficile immaginarlo. Cioè, almeno, poi se l'avete rapita e siete qua a fare gli scemi, mentre i vostri compagni sono in carcere, vi sembra importante. E ora, rivolgendomi verso Jorros, te l'avevo detto, secondo me, quel ministro, come si chiama? Brancam? Sì, lui è... Deve essere stato lui, sembrava troppo aggressivo verso di noi la prima volta. È possibile. Lo è, lo conosco bene lui. Non è un... Anche non se... mai... Allora anche se parlava arrabbiato con lo zar. Spero che non sia coinvolto anche lo zar. È un tipo nervoso quel Branca, ma lascialo stare. Sì, non voglio comunque proprio più averci a che fare. Il problema riguarda, appunto, voi mi state chiedendo, anche se dovessero evadere, vi consiglio di bere un altro bicchiere, non potrebbero uscire dalla città. Gli bevo a testa bassa. Come mai? La barriera che vi dicevo, appunto, da una città, non siamo ancora riusciti a, come dire, sorpassarla. La barriera
Il sottosuolo è molto più facile rispetto a quella intorno alla città. Beh, rimane sempre il porto. Ci abbiamo provato. Niente da fare. Non sai quanta gente mi ha affogata nel porto perché non riusciva a passare attraverso la barriera. E un metodo per togliere il collare? Non avete maghi tra le vostre file? Diciamo che sono attrezzi abbastanza intricati. C'è anche delle cariche esplosive all'interno, cioè rune esplosive. È rischioso. C'è del C4. Cavolo. Conosco soltanto un paio di persone che sono riuscite a farlo, ovviamente non sono più in città. Beh, bisognerebbe... E non ne sono usciti completamente indenni, ecco, mettiamolo in questo modo. Beh, sicuramente qualcuno che è stato rilasciato... Sì, certo, se no c'è il metodo che ti fa rilasciare le guardie, ma nel vostro caso dubito che accadrebbe. Beh, ma teoricamente le guardie dovrebbero sapere come fare, forse potremmo riuscire. Sì, certo. Forse c'è verso recuperare le informazioni. Non sono corruttibili. Con cosa li vuoi corrompere? Con dei favori? Sì. Qualcuno magari lo è. Ma stiamo parlando delle cariche alte. Comunque l'attrezzo è uno solo attrezzo per liberare i collari. E dato la scarsità di rilasciati, è in mano alle cariche più potenti delle guardie. Certo, una principessa di sicuro potrebbe aiutare il vostro collega. Beh, rimane il fatto che la principessa è scomparsa. Sì, sì, beh, nel senso, potrei effettivamente, voi a quanto pare siete in amicizia con la principessa, mi fate capire? E con lo zar? Sì, siamo suoi amici. Sì, possiamo dire di sì. Possiamo fare un accordo magari, se... Allora, questa è una situazione abbastanza intricata. Che tipo di accordo? Beh, ecco, io ho un paio di persone da togliere il collare, ce l'avrei. Non mia moglie, perché non... Però il candidato della città, anche il mio sottoposto Eric, lo vorrei farlo tornare a casa sua prima o poi. Non è di qua. Dove abita? Abita nei continenti lontani, verso... Triados, ecco, sì, no. Ho capito. No, aspetta, non so. Vabbè, sì, insomma, lontani, continenti lontani, non ci sono mai stato. Ma... Insomma, vorrei che ci tornasse a casa le sue prima o poi. Chissà quanto sono preoccupati. Però, insomma, Già. Ragazzo, dai, bevi un po', non ti fare scoraggiare dalla vita in questo modo. Grazie, e bevo. E insomma, quindi, se magari la principessa uscisse fuori, voi poteste chiedere in più dai vostri colleghi di liberare un paio di persone che indico io, potremmo, insomma, diciamo, aiutarci a vicenda. Beh, se la principessa dovesse ricomparire, assolutamente sì, perché no? Ho la vostra parola? Beh, dipende tutto dalla principessa, ovviamente. Se ci dice di no, non so come potremmo... Vabbè, però voi ci impegnerete al massimo. Guardo Jorros. Gli faccio sì con la testa. Ma mi dispiacerebbe se lo mettiamo un attimo su carta? E vedi che prende un foglio di carta e comincia a scrivere. Te che dici? Vi allunga il foglio. È un contatto vincolante, niente di che. Poi non possiamo prometterti niente. No, vabbè, vi impegnerete al massimo per cercare di liberarli. Non che vi impegnerete, cioè, non che li verranno liberati di sicuro. Mi piace avere questo tipo di, diciamo, assicurazione, anche se poi alla fine è carta straccia, no? A me non piace firmare le cose da Khaled.
Se ti passo d'aiuto non sembra, ma sembra high task clutch veramente. Beh, io prendo il foglio, lo guardo cercando di capire se potrebbe essere qualcosa di strano, semmai un documento magico, se è possibile. Tira arcana, no, se ti interessa, però te lo dico già da subito, sembra carta straccia. 22. È carta straccia. Okay. Beh. E vedi che non ti preoccupare, avendo vissuto con ladri e manigoldi di tutti i tipi, diciamo che è una cosa che vi fa stare bene con la testa. Va bene, faremo del nostro meglio per aiutarti. Allora firmate, su. Ok, mi avvicino al calamaio e lo prendo e firmo. Cioè... Sì, sì, ok. Voglio ridare una lettura... Voglio rileggere chi ha scritto il tipo. Ha scritto io, Cassandra e Jordus, mi impegnerò in tutti i modi di convincere la principessa a liberare... qualcuno delle persone indicate da nonnino, sempre scritto con noi, e poi c'è la firma del nonnino e si firma, okay. Nonnino, e io firmo e firmo anch'io. Ok, bene bene bene, vedi che prendi il fogliettino, vedi che c'è, ora vi rendete conto che c'è un cassetto, cioè tipo una cassettiera, l'apri, vedi che c'è uno schedario, prende il contratto e lo mette in mezzo allo schedario. Beh, ne ha un bel po' di quei contratti, sì. Vabbè, ma sono solo per ricordarmi, niente di che, eh. Sono tipo un album dei ricordi. E lo chiude. E ogni tanto lo disfoglia? Sì. A volte sono un po' triste, mi mette tristezza, però vabbè. Che ci vuoi fare? Tra quanto torna, Eric? Beh, momenti. E vedi che sta tipo così, in silenzio. E anch'io sto in silenzio. Intanto, Kelt e Jared nel sottosuolo. Mentre dice la mia mastica. No, inizia ora. Aspettate proprio quel momento. Voi due siete appena di ritorno dalla caverna. E state appunto ritornando verso la tenda... grossa centrale. E beh, che cazzo allora, eh? È la tenda centrale con tre cadaveri di... No, quanti? Tre? Quattro. Sì. Quattro. Oh, ma che volete, eh? Quattro. Quattro cadaveri di terra portati tra di voi. Te, Jared, sei un po' sempre zoppicante, come al solito. Mentre Kelt... Kelt è ferito. Sono ferito. Quindi, arrivata la tenda, appena vi vedono gli uomini della nonnina, vi fanno entrare subito e vi scortano verso di lei. Vi trovate nella sua stanza, che è uguale a prima, la nonnina è sempre lì a fumarsi la sua pipa, e vi guarda. Ah! Ma siete di ritorno! Siete di ritorno! Beh, metteteli pure lì per terra. E come facciamo a riconoscere che sono nostri? Ma lo ricordo io. Le ho chiesto io di andare a prenderli. Appoggio. Scala. Venite, venite qua. Vi dirò la verità, ragazzi. Non pensavo che l'avreste fatto. Sì. Diciamo che... era una specie di sfida. Questa qua. Volevo vedere di che pasta eravate fatti. Quindi sembra che siete pazzi. Pazzi dalle gare. Sì, mi piace, vi piacete. Sì, sì, siete dei bravi ragazzoli. Quindi non è servito a niente? No, no, certo che è servito. Siete benvenuti nel gruppo dei prigionieri. Bene, grazie. Ma serve per uscire? Tutto avrà, dai il tempo alle cose e ci sarà anche questo. Su, su, non vi preoccupate, stasera non si esce, non c'è modo. Quindi arrangiatevi un attimo.
e vi ospito a cena. Accetteremo molto volentieri, giusto? Sì, certo. Possiamo curare anche le vostre ferite. Sì. Su quello sarebbe gradito. Vieni qua. Mi avvicino. Vedi che lei prende un osso, se lo infila nel collare, tipo sembra, vedi, c'è proprio un cassetto pieno di ossi, tipo delle costole, se lo infila nel collare, ti tocca e ti lancia una magia. E ti cura. Ti cura di 18 danni. Porca. E vedi che l'osso si frantuma completamente, si polverizza. Io la guardo con due occhi sparati, tipo come sto guardando te adesso ora. E ma sei un chierico, nonnina? Hai capito? Avrei una questione urgente. Può essere curata anche te, vieni. No, aspetta. La cosa è un po' più complessa. Aspetta. Ne parliamo a cena, Non possiamo parlarne ora. No. Tici, io ho cose da fare. Ne parleremo a cena. Non vi preoccupate, non mangeremo la carne di Derro. Ci fa anche abbastanza schifo. Non ho mai assaggiato. Se vuoi mangiarne uno, sei volontario. No. Ora, toglietevi di torno finché non vi veniamo a chiamare per la cena. Su, ciao. Esco. Beh, la nonnina ha delle sorprese. Nasconde delle abilità. Pensavo fosse soltanto una vecchia. Beh, diciamo che l'ultimo incontro non sembrava minimamente un chierico. Appunto. E poi... Beh, che sembrava l'ultimo incontro? Niente. Una vecchia. C'aveva tutte le armi, sinceramente. La prima cosa ho pensato è che potesse essere qualche guerriero in pensione, un paladino di lì che non si sa. Alla fine c'hanno le armi che danno alla gente. Un fabbro, ok. Poteva essere un fabbro, potrebbe anche esserlo. E beh, invece, evidentemente no. Evidentemente ha delle abilità molto interessanti. Chissà se sa curare, risolvere la mia maledizione. Beh, non lo so. Se fosse così semplice, la vecchia elfa, intendo, l'avremmo già si sarebbe già curata. Però l'interno nuoce. Forse potrebbe soltanto alleviare qualche cosa. Beh, magari la vecchia elfa non ha mai trovato un chierico. Ti guardo tipo con davvero. La speranza è l'ultima a morire, no? E se sarà destino? Sei tornato ottimista. Perfetto. No, non c'è motivo per essere pessimisti. Alla fine... alla fine no, non l'ho mai fatto. Alla fine ho realizzato che questo evidentemente deve essere il mio destino. Sta faccia, Guarderemo stasera. Intanto ho bisogno di riposare. La nonnina mi ha curato di un po', ma ancora sono debole. Direi. Riposo breve. Ok. Fate riposo breve. Ovviamente se c'è la non ti recuperi i punti vita.
Non tiro nemmeno mai più, non tiro nemmeno più i dadi. Ah, no. Mi dispiace. E guardate, se Fulvita. Chi? C'è là. Sì, infatti, c'è la Fulvita. E quindi passate un'oretta, yeah. E dopo un po' vedete che vi chiamano gli uomini della nonnina, sempre tutti quelli lì armaturati con i vestiti tutti rattoppati. Fa: venite. E rientrate nella tenda e vedete che la tenda è stata tutta rimessa a posto in modo tale che ci siano dei tavoli, un tavolo bello lungo in cui vedete vari prigionieri che sono a sedere. Vedete che il tavolo continua tutto intorno alla, non so, la tenda era circolare intorno al palo, no? Al grosso cilindro. E questo tavolo, cioè, è un tavolino fatto di tipo pancali. Vabbè, quindi, certo. E la gente a sedere per terra. E il tavolo continua. Vedete che ci sono vari detenuti che mangiano per lo più carne, funghi e cose che si possono trovare nel sottosuolo. Girate e vedete che gli uomini della nonna vi fanno segno di seguirli, di continuare nella tenda. Ok, li seguiamo. Arrivate a un certo punto, vedete che c'è una parte della tenda che è stata aperta. Vedete che c'è una specie di cucina all'aperto. Vedete che ci sono tipo dei calderoni, c'è della gente che sta cucinando, tutti detenuti ovviamente. E vi fermate un attimo, però i signori della nonna vi fanno ancora segno di seguirli. A un certo punto vedete che ci sono delle paratie che chiudono le tende e loro vi fanno cenno di entrare, fermandosi lì. Entriamo. E appunto tutta la tenda era questo tavolo che veniva, comunque era più o meno collegato ovunque, tranne qua che viene separato appunto da queste paratie. Entrate dentro, vedete che la piccola tenda comunque è rettangolare intorno al cilindro, vedete che c'è il buco, vedete chiaramente... Siete nella stanza della vecchia, come sì. Di prima. Però tutto è stato rimesso a posto. Li vedete di nuovo l'apertura dentro il cilindro. Appunto, no, che okay. Vi ricordavo che vi ricordo c'erano. Che è aperto solo qua. Sì. Vedete che c'è un tavolo. Vedete che c'è la vecchia a capotavolo. Vedete che ci sono vari altri prigionieri, pochi però rispetto a quelli che avete visto finora. Che stanno mangiando. Vedete che stanno mangiando anche qualcosa di particolare rispetto a quegli altri. No. La vecchia, siete arrivati! Sedetevi pure! Mi siedo. E te, Kert, la cosa che noti principalmente è che accanto alla vecchia c'è un orco. Particolarmente alto, particolarmente grosso. Vedi che la sua tunica è strappata perché chiaramente non gli stava. Il toy boy. Vedi che è silenzioso e sta tipo masticando una coscia di quello che sembra qualcosa di grosso comunque. Allora, noi abbiamo già visto un orco. È lo stesso orco che abbiamo visto all'entrata? No. Di quando siamo scesi, è un altro? No, è un altro. Quello lì, in confronto, era un mezz'orco, tra l'altro. Ah, era un... Sei sicuro? Sì. Okay. Sì. Questo è proprio un orco vero, te lo riconosci proprio dal puzzo. Okay. E vedi che è in silenzio, pelle completamente verde, capelli lunghi che gli vanno dietro, delle fauci che gli escono dalla mandibola e sta masticando molto rumorosamente questo pezzo di carne. Poi il resto al tavolo vedi che ci sono un paio di nani e un umano, tutti abbastanza vecchiotti. E c'è la vecchina che sta tipo mangiando anche lei sta mangiando in modo molto simile all'orco. L'orco è quello più giovane, diciamo. Lo guardo molto male, però mangio, cioè se c'è la roba nel piatto mangio. Vedi che l'orco non ti considera nemmeno. No, ma è uno sguardo del tipo ti odio, ma... Io mangio. E davanti a voi appunto vedete sono stati lasciati due posti per voi. Vedete che sopra c'è una coscia di qualcosa, non riuscite bene a capire cosa, e un bicchiere di vino. Vedete sul tavolo c'è delle belle bottiglie di vino. Fa su, mangiate, e poi raccontateci un po' cosa è successo.
e quindi vi lascia mangiare tranquillamente. Ma io mangio con foga, perché comunque, okay, insomma. Te, Jared, che fai? Mangi? Certo. Cazzo, sì. Ho già detto, mi metto lì e mangio. Assaggiate la carne e vi ricorda la stessa carne che la stava servita in taverna. Quindi gusto molto alcolico. Ero ciabriaco lì, però non mi ricordo molto bene. E il vino che vi è stato servito è lo stesso vino identico a quello che vi hanno servito in taverna. Rosso. Beh, io non, personalmente non me ne intendo, quindi... Però il sapore è chiaro, perché comunque il vino, da quello che avevate scoperto, era sangue praticamente. Ah, ok. Non era un liquore, quello, Non ve lo ricordate, era il sangue del... Sì, sì, ma era liquore, no? Era liquore, ah, quello. Sì, era liquore, allora sì, è liquore, non è vino. Sì, non è vino. Almeno via, poi. Sì, sì. Vabbè, vino liquoroso. Okay. No, liquore vinato. Ok. È il porto. È il porto. Buono. Sala. E appunto, sia la carne del vino... Cioè, sia la carne che il vino hanno più o meno lo stesso sapore, però sono cotti in maniera anche abbastanza bene. Perché sono speziati, cioè la carne è speziata, vedi che ci sono dei funghetti d'accompagnamento. Cioè, è una bella scena. Io mangio tutto, poi mi prendo questo bicchiere, quasi me lo bevo tutto d'un fiato, e faccio nondina, ma... Questo sapore mi ricorda tanto il vino liquore, come lo vuoi chiamare, insomma, della taverna. E quale taverna? La Gemma Inzuppata. Vabbè, un vino qualsiasi. Beh, sono contento che tu l'abbia già assaggiato, che ti posso dire? Contenta. Pensavo che ci fosse semplicemente un collegamento. E finisco il bicchiere e continuo a mangiare. Il collegamento è chiaro, ma che ci sarà di problema? Cioè, i nanni che fanno il vino, vedi che sui posti, i nanni che fanno il vino l'abbiamo preso noi e l'hanno preso anche loro. Quindi sarà questo il collegamento, no? Dai. Sì, Kelt, ha ragione. Si sente chiaramente, e vedi che chiaramente le note forti del ragno in questo vino. Questo sangue di... Vedi che non mi ricordo la bestia, come si chiama. Non te lo dico come si chiama. Pescatore delle caverne. Pescatore delle caverne. Segna tutto, ragazzi, questa figlia. E lui che si gira verso l'orco, ma perché non sono tutti intelligenti come te, Gash? E lui va bene. E io guardo, e lui io sotto sotto, cioè proprio quasi fra me e me, anzi tra me e me, dico tipo, se fossimo tutti intelligenti come lui saremmo dei barbari. E butta tipo quel momento. Su, ragazzi, via! Vi ho invitato qua per raccontare. Come avete ucciso quei tre Derro senza morire? Quattro Derro. Come avete uccisi? Su. Con la spada. E col pugnale. Abbiamo trovato. Via! Una storia un po' più divertente. Se ne state venuti a cena, mica. Io. Raccontala te. Eravamo alla ricerca di nemici, di mostri nelle caverne, quando abbiamo sentito dei passi. Vedi che la vecchina mi guarda, sì, questi qua, io devo andare da soli a catturare dei mostri. Ma te ne vieni! Quando abbiamo sentito dei passi, un gruppo di passi, e allora abbiamo teso un'imboscata ai gruppi di Derro. Quanti erano, ragazzo? Dimmi quanti erano. Sei? Ah, siete stati nella media. Poteva andarvi peggio.
Il mio compagno è con la sua spada, vero? Mi ricordo bene. Con la sua spada. Quella che vi ho dato io. Io l'ho dato io, ragazzi. Ah, ma lo sapete, questo qua, prima di uscire, ha provato a... me l'ha puntato addosso, sai? E vedi che tutti si mettono a ridere. Anche l'orco. Con la sua spada. Mi piace il tizio, mi piace, mi piace. Proprio come te, Gash. Vedi che ti tira una carezza di nuovo al suo, all'orco. Tu e voi. Io mi indigno tantissimo. Tu e voi. Che c'è di male? Siete due spiriti selvaggi. Fanno comodo due persone come voi. Beh, con una carica possente ha subito colpito uno dei Derro accoppandolo e tagliandogli la testa. Ah, sì. Mentre io, passando dalle retrovie, ho colpito uno dei Derro. E per poi ritirarmi dal combattimento. Allora, se vuoi dirgli la storia come sta, tira persuasione. Se vuoi dirgliela un pochettino risistemando le cose, tira inganno. No, nel senso, così cioè, evito. No, ti dico come la sto raccontando. Mi sembra di evitare di dire le cose. Non sto dicendo una bugia. Non sto dicendo che non ci si sa. Evitare di dire le cose per raccontare una storia, direi che è sempre inganno. Va bene, allora tira inganno. Perché non è che se l'omissione, non è che se ometti le cose vuol dire che non stai cercando di ingannare qualcuno. Trovo un inganno adesso. Deceive in inglese? Deception. Grazie. 17. Ok. Vedi che comunque sono tutti un po' abbastanza brilli. E vedi che ti applaudo. Bravo, sì, mi è piaciuto che siete dei bravi ragazzi, lo sapevo. Cioè, oddio, quando siete arrivati mi sembravate un po' degli sbarbatelli, Però... Beh, io la barba non la porto. Ma tutto è davvero? Che scemo che sei. Beh, e come vedete, alla fine io e mio compagno abbiamo fatto fuggire gli altri due Derro rimasti e siamo tornati. Ma la gloria va al mio compagno Kelt, e grazie al suo spadone adesso possiamo raccontare questa bellissima storia a questo tavolo con delle persone come voi, a bere questo vino. Facciamo un brindisi a Kelt. Sì, a Kelt. Chi è Kelt? Ah, è lui, Kelt. Sì, a Kelt. Io faccio così con la bicchiere vuoto. Ciao. Ah, sì, scusate. Carril, vieni a portare un altro po' di vino. E vedi che da dietro la tenda, come se fosse sempre stato lì, passa, arriva un nano vestito con da cuoco, comunque, cioè da cuoco. Vedi che c'ha il grembiule fatto sempre con i vestiti da prigioniero, tutti rattoppati. E sotto nudo. Sotto nudo. Ma però vedi che è petto nudo, c'è cioè solo il grembiule. E vedi, sì, subito, signora. E porta altre bottiglie. E te le mette una davanti a te, Kelt. Io prendo. Poi vedi che ne mette una in centro. E una la mette di nuovo davanti alla signora. Ok. Beh, nonnina, io ho una cosa. Prima mi se la prendere, no? A Kelt! A Kelt. E vedi che fa tipo tirare la gomitata all'orco. Anche l'orco. Kelt. E butto giù. E lo dice ruttando, ovviamente. E butto giù. Bevo un piccolo goccio. Non lo bevo tanto. Cioè, nel senso, bevo un pochino, ma non. Ok. Anche la vecchina se lo scola giù. Vedete che i nani. I vecchi nani e il vecchio umano al tavolo e cominciano a farvi domande. Ah, e quindi raccontaci un po', quindi erano in sei, dove l'avete incontrato esattamente? Oppure tipo, e com'erano vestiti? C'erano solo quelli lì e ce n'era uno un pochino più vestito meglio? No, erano soltanto dei Derro con la palestra.
e alcuni Kelt, avevano tipo una specie di arpione. Kelt, ti lascio la gloria, io devo parlare con la nonnina. E l'abbiamo incontrati. E vedi che i nani e l'umano cominciano a tartassarti di domande per capire esattamente dove erano. Rispondo per quello che so rispondere, perché chiaramente. Però vedi comunque se le segnano le cose. E poi ti cominciano a chiedere un pochettino che ci fai qua, che cosa è successo. Insomma, domanda un po'. Ah, glielo racconti o stai tipo in silenzio? No, glielo racconto. Gli dico, ci hanno incastrato e ci hanno fatto passare per rapitori della principessa, ma siamo innocenti. Siamo tutti innocenti qua, e uno dei nani si tira una pacca sulla schiena. Sì, ma noi siamo davvero innocenti e lo guardo abbastanza male. Anch'io. Io invece vado alla nonnina. La nonnina vedi che sta parlando con l'orco. Allora Gash, quante ne mangiate oggi? Tre. Un rutto. Sì, esatto, fate solo voi rutti. Nonnina, ho una questione urgente da... Oh, sì, su, dai, parla pure. Beh, non ho potuto non notare le tue abilità da chierico, e... Quindi cosa vuoi? Io in superficie no, ho preso una maledizione. Sì, quindi vuoi che ti tolgo la maledizione? Beh, prima volevo sapere se ne ho... Sapevi da cosa poteva essere data e se sì, me la potevi rimuovere. Sì, cioè, guarda, ti dico subito che con me devi parlare chiaro. Cioè, no, no, è utile non fare giri di parole, perché guarda, no, no, facilare... non ho fatto giri di parole. Mi fai girare solo le ovaglie. No, te lo dico chiaro, patti chiari, amicizia lunga, capito? Bene, sì, nonnino. Quindi, una maledizione, dove l'hai presa? Beh, ho provato a uccidere un'elfa che aveva la maledizione anche lei. Quindi potrebbe essere una maledizione elfica? Sono qua apposta per chiedertelo. Beh, questa maledizione non mi fa morire. Ah, beh, non mi sembra tanto male. Vedi che sono zoppo? Beh, vabbè, succede a tutti. Beh, è perché un mio compagno ha cercato, anzi, Kelt ha provato a... sradicarmi dal ghiaccio. Io non sono morto, ma mi sono dislocato le caviglie. Io lo sento. No, sto parlando probabilmente no, perché okay, c'è la gente che ti fa domande anche di tutto il genere, tipo, ah, ma perché c'è questa cicatrice qua? Beh, un atto di gentilezza, naturalmente. Però sì, ci credo. Non muoio. Ogni volta mi sento sempre meno attaccato a questo mondo. La vecchina è diventata praticamente schiava di chiunque lo riconosco come padrone, e non è in grado di morire, non sente niente, e io non voglio diventare così. Ah, oh, ciccino, mi dispiace. Vedi che ti tiro la mano. Sì, sì, mi dispiace un sacco. Allora, ti dico la verità, non sono un grande esperto di maledizioni, ecco. Sono una forgiatrice, io. Però, fammi vedere un po'. E vedi che si mette un attimo in preghiera. Rimane in silenzio, intanto vedi che l'orco ti fissa, tipo... ti fissa veramente in modo, cioè, tipo, finché stai parlando alla vecchina l'orco ti continua a fissare, tipo, ti cerca di guardare negli occhi e... non lo guardo negli occhi, e comunque più lo guardi più vedi che è pieno di cicatrici. Oh no, ma ci credo anch'io. Bro, non probabilmente le sue non sembrano autoindotte, ecco, e anche tutte le mie sono autoindotte. Vediamo, se è una maledizione di bassa lega posso provare a togliertela con un incantesimo, sì. Però, non lo so, non sapendo la provenienza mi sembra complicato. Ci sta, sia elfica. Tutte le informazioni che abbiamo potrebbero condurci a quello, ma... Hai già conosciuto qualche chierico? Prima d'ora?
no, diciamo che non ho avuto l'occasione. Dottore Rettondo, dottore, che mi avete portato 4 d'erro, che comunque è un bel piatto, posso provare a fare qualcosa? Provare. Chiaramente poi ne parlerò anche col tuo collega. Ora, diciamo che siete entrati a far parte della famiglia, più o meno. Diciamo che siete... Però siete dei cugini di lontano grado, però sempre in famiglia. Quindi posso provare a fare qualcosa per te. Sappi che mi costa qua, eh? Non è una cosa facile lanciare delle magie con questo collare. Beh, una volta che sarò guarito, sicuramente potrò dare una mano di più che adesso. Certo. E... va bene. Gash, portami delle ossa. E vedi che comincia a prendere le ossa dei pezzi di carne che avete mangiato. Kenny, nonnina. Sì? Preferivo pulite, Gash. Ma va bene. Vedi che se le prende, ne prende tipo 3, belle grosse, le mette dentro il collare. Vedi che comincia anche un po' a soffocare la vecchina. E comincia a provare a lanciare una magia. Ah, è gag. Vedi che le osse incominciano un po' a sgretolarsi, però poi non si sgretola come la magia che aveva lanciato prima su Kelt. Ai 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 ai. No, questa è una maledizione che non sono in grado di togliere, mi spiace. Però in compenso posso provare a curarti almeno delle ferite che possiedi. Beh, Può andare? La guardo quasi commosso. Infatti il mio berco sì. Vabbè, dai. Sì. Cominciamo pure. Fammi vedere un po'. Sto guardando le spelle. Poi avere un'ultima cosa da chiederti. Dimmi. Quando faccio questo, evoco le spade. Oh no, no, non lo fare, rimetti dentro. Le rimetto dentro. Allora, sento. Vedi perché sto usando le ossa? No. Perché so. Le magie, questi collari hanno, diciamo, un collegamento con le nostre ossa. Ok. Non è un mal di testa quello che senti, è il tuo cranio che letteralmente si sta spezzando a metà. Ok. Quindi. Diciamo che sei stato fortunato perché, diciamo, ha meno potere sui i mezzi, diciamo, gli ibridi. Ok. Però io non ti consiglierei di utilizzarlo. A meno che tu non hai delle ossa da sprecare. Ah, ok. Ma non è una magia questa. Il collare fa che cazzo di pare, non l'ho programmato io. Margosa. Mentre te parli, però, vedi che ti cura. E ti cura di 12 punti vita, che vanno oltre la metà dei punti vita massimi. Peccato che vado a pari. Vabbè, sei full vita. Sì. Non sei più a metà vita, no? Sì. Quanti punti vita c'hai in totale, scusa? 24. E quindi avevi 12 punti vita finora? Sì. Ok, quindi vai a 24. E più ti senti i legamenti che un po' si sono ripresi. Ecco, ti consiglierei di non spezzarti nient'altro. Questo in cosa si traduce? In termini di speed? Sì, normale. 9? Sì. Oddio, piango. E riguarda, dato che sei ancora maledetto, ti consiglierei di non farti altre ferite del genere. No? Sembra che stia attaccando... la tua rigenerazione normale. Ah, ovviamente le ossa si sgretolano. Eh sì, quello l'ho notato anch'io. Non recupero niente neanche dormendo. Mi sento ripreso. Perché ci sono io che ti curo se hai messo bene. Non ti curerò per sempre.
Rumore violento, ragazzi. Rumore violento. Chi è che sa l'autobus in casa? Ah, io sono mutato. Ehi, ehi, che fate? Accusate me. Io è un po' difficile. Oh, fa solo sempre io, ma non sto facendo niente. E lascia entrare gli autobus in casa. Lo so, ma mi stanno simpatici gli autobus, che ci posso fare? Intanto, Helt, vedi che i signori continuano a farti domande. Te puoi continuare a rispondere quanto ti pare. Rispondo. E bevo. Vedi che comunque anche loro cominciano a bere, poi fa benvenuto dalla famiglia, e vedi che cominciano ad andarsene piano piano, lasciandosi da solo con Kelt, con vedi che Jared ha già parlato con la vecchina, e noti che l'orco sta fissando in modo molto intimidatorio Jared, anche se Jared non lo sta guardando minimamente. Io mi alzo e vado da Kelt, vado da Jared. Vedi che la nonnina sta pulendo dalle ossa, vedi che Jared lo vedi molto meglio. Non, la pelle non si è schiarita, però vedi che comunque sembra stare in piedi meglio. Dai, nonnina, ma secondo te da chi dovrei andare a cercare? Conosci qualche chierico in superficie, oppure... Amico, io sono 100 anni che sto qua sotto. Non conosco tanta gente fuori. Beh, avrai vissuto per un lungo periodo anche fuori, no? Conosco altri chierichi della forgia, sì. Ma se non sono riuscito a farlo io, mi spiace, ma qua a Grethir è difficile che qualcuno riesca a fare. E dici che il modo migliore, allora, a chi dovrei andare a cercare? Ma alla fine sei un chierico, magari qualche conoscenza, non voglio dire nell'ambiente, ma... sapere... Arriva la fonte. Come se fosse facile trovare. E che ti posso fare io? Scusami, ti posso cantare una canzone. Che questa ne vale tutta la serata. Beh, no. Sai dove stanno? In tutto il mondo, signore, in tutto il mondo! Nella foresta, dico, qui fuori. Qui fuori? Qui fuori dove? Nel grande nord che si chiama... Fjerdegud. È grosso! Nella foresta... di... Escalpeg. Probabile, ti ripeto, 100 anni che non esco, eh? Prendi! Gli elfi avranno più o meno la durata della vita simile alla vostra. Dato che abbiamo finito di parlare di queste maledizioni, direi di arrivare al dunque. Vedi che si mette una bella spanciata. Vedi che l'orco rimane sempre lì, a sedere, un po' come un cagnolino. Quindi, voi volete evadere, no? Sì. Allora, la questione dell'evasione è complicata. Intanto... ci vorrà appunto delle ossa per passare attraverso la barriera. Sì, c'è una barriera. Ok. Ci troveranno parecchie ossa. È un lavoro particolarmente complicato. Però, una volta che siete usciti da qua, non credo riuscirete a uscire dalla città. E come facciamo a uscire dalla città? Vorrei saperlo anch'io. Io posso farvi uscire dalla prigione. Al massimo che posso fare. Certo, cioè, posso farvi uscire dalla prigione. Potete aiutarmi a farvi uscire dalla prigione. Ecco, io se voi aiutate me, io aiuto voi. Beh. Ok? Io guardo Jared e faccio... penso sia l'unica soluzione. Poi guardiamo. Beh, sì, ma se non possiamo uscire dalla città... Beh! Borbotto. Un'altra soluzione c'è, effettivamente. Però non ve la consiglio. Qual è? Avventurarvi nelle caverne. E cercare un'uscita. Beh, ma comunque non potremmo uscire dalla città, immagino. Non so dove portano queste caverne, ripeto. Chiunque si sia addentrato entro una certa soglia non è più tornato.
qual è il problema di uscire dalla città, usciamo dalla, diciamo, con il tuo metodo? Beh, c'è una barriera molto più forte intorno alla città. Ce l'hanno parlato, è quella che dicano che terrebbero, che dovrebbe tenere fuori i troll. Ma in realtà sì. Ah sì, praticamente sì, ve l'hanno detto, è vero. Ci hanno detto che c'è una barriera magica e che tiene dentro, che protegge la città, quindi... Sì, sì, beh, è abbastanza inespugnabile, ed è quello il problema. Beh... Mi piace, ragazzi, posso farvi uscire da qui, ci sono altri metodi, potete provare a togliervi il collare, ma rischiereste solo di scoppiarvi, di farvelo scoppiare in faccia. Beh, direi... Io non muoio. Beh, sì, però senza faccia è dura. Beh, ti devi solo abituare. Infatti. Nel senso, senza piedi, senza gambe, senza braccia, senza testa, a questo punto. Ho sentito di qualcuno che ce l'ha fatta a toglierselo. Ho sentito anche di qualcuno che si è fatto scoppiare la testa mentre ci provava. Direi che io almeno non correrò il rischio. Preferirei uscire da qui e salire in città. Abbiamo dei compagni, forse potrebbero aiutarci anche loro. Ma è il collare che fa fare questo l'effetto, sì, con la magia. Certo. Certo. Intanto stiamo parlando con la nonnina, l'orco, come ci sta guardando? È così? Mi sta guardando dall'alto, cioè lui a sedere, ma è quasi più alto di voi lo stesso. Di sicuro è più alto della vecchina. E vi fissa così, sguardo pietrificato contro di voi. Tutte le sopracciglia ingrottate, vi guarda tipo... Sembra quasi stia ringhiando. Nonnina. Di all'orco di evitare di guardarci male e di ringhiare. Intanto gli ordini a me non me li dai. E poi Gash è un uomo libero, quindi fa quello che gli pare. Orco libero. Non è una... Questa è una famiglia, non è un'associazione a delinquere. Si agisce per il bene di tutti. Sono semplicemente il capofamiglia, non è una questione che do ordini. Fatti, Kelt, via. Non ti far influenzare. Io lo guardo malissimo. E lui si guarda malissimo. Che bella scena. Due cani. Esatto. Ah, in realtà è alzato anche lui, vedi, ti guarda dall'alto. Grosso. Sì, sì. Io c'ho una spada, però. Anche lui. Guardiamo la squadra prima. Io che ci puoi trovare, certo. No. Beh, quindi, tornate a noi. Hai contatti con quelli che sono levati i collari? Ovviamente no. Chi si leva il collare tende a volatilizzarsi molto velocemente. Non sai nemmeno dove possono essere andati, giusto? Non mi interessa. È giusto. Quindi, tornate a noi. Se voi volete uscire, dovete almeno lavorare per le vostre ossa. Non è un problema. Ok? Le abbiamo già fatte un po', ne faremo altre. Sì, dovete uccidere qualcosa di decisamente più grosso. Ora che guardo Jared, che fino ad ora in realtà avevo un po' scagato, faccio. Ora che... Io mangio di sembra un po' più sano, forse potrei, sì, aiutare anche lui. Beh, in verità avevi parlato di raccogliere cibo, vale anche quello? Anche quello? No, quello... beh... Non era mia intenzione mettere la cibo. Hai visto cosa hai mangiato, no? Carne. Cos'è il cibo per te? Sì. Da dove viene la carne?
Beh, t'ho detto il mio problema con la maledizione. Diciamo che vorrei evitare di... Ciccio, la vita qua sotto... in altro modo. Usi in qualche altro modo, te ne stai in silenzio e non mi rompi coglione. Chiaro? Vale ossa? Ah, no, assolutamente no. Vale che non ti rompi, non mi rompi coglione. Dov'è più facile trovare quel ragno che parlavamo ieri? Guarda, allora, siete fortunati. Domani, in realtà nei prossimi giorni, abbiamo intenzione di andare a attaccare un nido di questi ragni. Okay. Se volete venirvi a noi, siete benvenuti. Sì. Può andare okay. Bene. Poi sappiate, per diciamo, il portale per uscire, anche quello è complicato, perché lì sembra esserci altri mostri. Non abbiamo il controllo completo. Non è un problema. Ok. Ok, toglietevi dal cazzo ora. Effettivamente io prendo tipo ero già alzato in realtà. Passo accanto al tavolo, prendo una boccia e me ne vado. Non ti dice niente. Oggi ve l'ho offerto io. D'ora in poi dovete pagarvelo da solo da mangiare. Alzando alzando la bottiglia, faccio ok. Almeno poco a me, faccio dietro. Chiaramente la bottiglia non è piena, eh. No, no, era quella che era smezzata sul tavolo, cioè. Sì. E a festeggiare, tiro una gozza. E ve ne andate dalla stanza. Yes. Vedete che già tutta la gente ha cominciato a smesso di mangiare. Vedete che qualcuno già sta cominciando a dormicchiare lì nella tenda. Intanto che Jorros e Cassandra siete sempre nell'ufficio del nonnino. Vedete Eric, il mezzelfo biondo, che ritorna. E nonnino, Francis mi ha detto che sì, li ha incontrati il mezz'orco e il mezzelfo. E l'hanno buttato giù dalle scale. Questa non mi piace effettivamente. Sono dei tiri violenti i vostri amici? Non me l'avete detto? No, in realtà non sono mai stati così tanto. Non hanno mai avuto comportamenti violenti, se non contro i lupi e contro i troll. O gli sportelli degli armadi. Comunque, questo è sempre Eric, mi ha detto che sono già entrato in contatto con la nonnina, quindi tempo qualche giorno immagino dovremo avere notizie. Ah, sentito ragazzi, sono ancora vivi i vostri amici, forse. Meno male. Bene, dai. Ok, quindi che possiamo fare noi per aiutare i nostri amici? Siete dei ladri, no? Beh, in realtà no. Ah, avevo sentito diversamente. Eric, che mi dici? Vabbè, ci avete rubato una cassa di roba, vi sembravate dei ladri. È stato un furtarello occasionale, in realtà. Amatoriali. Ecco. Io mi dispiace chiederlo, perché siete dei tanti dei bravi ragazzi. E non vorrei mettervi troppo nei guai, ma tanto mi sa che siete già nei guai... C'è il mongoloide. Allora, ragazzi, ecco, dovreste fare un altro furtarello per me. È per i vostri amici, chiaramente. E cosa dovremmo rubare? Dovreste rubare della cenere. Della cenere? Non possiamo fabbricarne. No, è cenere speciale. Cenere che proviene dalla costruzione delle armi speciali dei forgiatori. Ok, quindi sì, dovremmo intrufolarci nella loro fucina. Hai capito? Un po' allibita. Hai capito? Sembra come pericoloso. Come minimo avranno qualche protezione magica. Ma no, ma la cenere non è niente di estremamente di valore, però semplicemente la vendono solo loro.
ne fanno a bezzeffe, ne hanno pancali e pancali. Però ecco, per noi che siamo dei, insomma, ricercati, è abbastanza difficile procurarsela. Se avete i soldi potete anche comprarla, se preferite. No, i soldi non ce li abbiamo, sfortunatamente. Immaginavo, ragazzi, immaginavo. Beh, io lo so che è una cosa difficile, però spero, se ce la fate ci semplificate molto il lavoro. Beh, forse potremmo riuscirci, sì. Ma io più che altro vorrei sapere qualcosa in più su questo metodo di evasione. Beh, praticamente creiamo una breccia nel portale, utilizzando ossa e cederi. Ok. E il portale interagisce in qualche maniera con queste ossa e la cenere? Beh, si crea una specie di increpatura che dura per qualche secondo, abbastanza per poter passare tranquillamente. Ho visto qualcuno che è rimasto decapitato da questa cosa, sì, però solitamente non succede. Macabro. Penso che sia un rischio da dover correre. Guardate, Gremur qua ha perso una gamba mentre usciva. E vedete che c'è, ora ci fate caso, una delle guardie, un nano, c'ha tipo una gamba di legno. Beh, non sembra che sia andato a inficiare sulle sue capacità. Beh, se uno sa compensare, sa compensare. Ok, e le ossa come ci si procurano invece? Ah, quelle se ne preoccuperanno quelli dentro. C'è mia moglie che se ne occupa di tutto. Ha tutto un business lì, se non sto a preoccupare. Ok. Ok, allora cercheremo di fartela avere il più possibile. Quante te ne dovrebbe servire? Ma un'urna. Un'urna dovrebbe bastare. Ok. Bene. Se non avete tanto da dirmi. Ma non è che ci offrireste anche riparo? Sì, va bene. Oh, grazie. Non ti preoccupare, sei così tanto un bravo ragazzo, si vede, ti accarezza un pochettino. Sì, perché siete una bella coppia, sì, mi piacete proprio. Perché non abbiamo soldi. Sposati? No. Non stiamo insieme. Lo dico in maniera abbastanza frettolosa. Io sono triste, ma non per quello che hai detto te, per quello che hai detto lui. Mi sembrate così tanto bene insieme, vabbè, non importa. Non fatevi scappare l'amore, ragazzi, siete giovani ancora. C'è tempo per l'amore. Uccidilo, Jonas, uccidilo! Ti sta sfottendo! Mi ha già ucciso. Ok, allora torneremo da lei, nonnino, appena avremo la cenere. Sì, ma siete sempre benvenuti da me, del resto... più o meno siete in famiglia, non c'è bisogno di fare, lo sento già un rapporto, mi sento collegato a voi in qualche modo, sì, mi piacete tanto. Grazie, Cassandra sfodera un mega sorrisone, super contento. Io non ci faccio guardare in alto. Vedi che il vecchino si alza, è molto basso, vedi che ti mette una mano sulla spalla, su ragazzo, dai. Sì, andiamo a prendere questa cenere. E mi alzo. Eric, mostragli l'uscita. E Eric vi indica la porta da dove siete entrati. Quella. Grazie, Eric. Non ce l'avremmo fatta senza di te. Vedi che anche lui è confuso, cioè... Beh, mentre esco... Jarros, ma secondo te quando ci dobbiamo andare? Adesso.
o domani o tra un'ora. Tu hai ancora la possibilità di farti diventare invisibile? Sono un po' stanco, non credo di farcela senza riposarmi. Beh, anch'io in effetti un riposino lo farei prima, tanto comunque l'hai sentito il nonnino, ha parlato di qualche giorno per avere altre notizie, quindi non è sicuramente una cosa da fare con urgenza. Beh sì, se non altro dovremmo farla abbastanza presto, perché non credo che ci ospitino senza qualcosa in cambio. No, quello è vero, però dai, un'oretta o due ce la possiamo prendere. Poi sembrava così carino quel signore. Carinissimo. Non ti ha fatto la solita impressione? Beh, diciamo che i Dwagon solitamente non sembrano molto persone carine. No, lascia fare. Se è stato carino, ci ha offerto da bere. Sì, dai. Poi dai, ci aiuterà. Quindi non tutti ci avrebbero aiutato in queste condizioni. Eh no, infatti. Oramai siamo tutti criminali. Esatto. Io mi guardo intorno e cerco un piccolo spazio libero in cui potermi accovacciare. Lo trovi, vedi, comunque se ti metti a sedere ti fanno spazio. Grazie. E mi metto a sedere, tiro fuori la pipa e inizio a fumare. Sto contenta. Ok. Io mi siedo di fronte a Cassandra. Ok. Facciamo riposo breve. Sì, sì, sì. E ok, quindi voi siete lì, vedete che la gente, ora che siete usciti dalla stanza del bambino, vedi che un pochettino vi comincia, diciamo, anche un po' a chiacchierare con voi, comincia a chiedervi, qualche bambino si avvicina, qualche signore comincia a chiedervi: oh, ma che ci fate qua? Siete una coppia? Tutti vedi i vecchietti dicendo sempre siete una coppia. No, non siamo una coppia. Ah, che peccato, che peccato. Ce lo dicono tutti, Giorros. È un po' strano. Sì. È molto strano. E quindi niente, rimanete lì. National ship. Ovvio, come quella tra Jared e Kelt. Esatto. Ok. Quindi passate un'oretta qua e vedete la gente comincia un po' a fermarvi, a parlarvi, a chiedervi cose un po' della vostra vita, anche cose private, tipo: ah, che ci fate qua? Avete figli? Chi c'è dentro nella prigione per voi? E potete decidere se rispondere a queste, diciamo, varie domande. No, non rispondo. Io sì, mi sento molto di buon umore. Ok. Ah, vedi, quando vedono che comunque c'è una sembra un po' taciturno, comincia a fare tutte le domande a te, vecchietti che passano, e quell'oretta comunque la passate tranquilla, senza nessun disturbo, la gente comincia comunque a sopportarvi abbastanza, ogni tanto vi offrono qualcosa da mangiare, qualcosa da bere. Sembra comunque c'è solo da mangiare e da bere. Sembra comunque effettivamente tipo una casa, cioè come stare in una casa piena di parenti. Cioè, dopo che dal momento che siete usciti dalla stanza del vecchino, sembra che comunque vi abbiano preso in simpatia così dal nulla. Voi come mai siete qua? E mi riferisco a una persona che vedo senza collare. C'è mio marito dentro. Mi dispiace, ancora non sei riuscito a farlo uscire. No, è rischioso, non vorrei che si facesse del male. Vabbè, ma prima o poi lo rilasceranno. Non è facile.
come mai avrà... gli avranno dato una pena da scontare. Prima o poi finirà il tempo. Non so se camperà abbastanza per il tempo che gli hanno dato. Quanto gli hanno dato, scusa? 150 anni. 150 anni? Sì, sì. Vabbè, ne ha già scontati una cinquantina, però insomma... so quanto camperà ancora. È una donna anziana? Mezz'età. Mi dispiace, avete figli? Sì. L'abbiamo fatta andare via, ovviamente. Ora spero stia viaggiando il mondo. Spero. Questa città non ha un buon rapporto col sistema giudiziario. Beh, lo abbiamo visto, i nostri amici sono stati mandati dentro senza nessun tipo di prova, senza un... Quante ne ho sentite, ragazza, quante ne ho sentite! Su, su, e ti tiri tutta la pacca sulla schiena, come... come se sapessi la tua pena, in realtà, è molto diversa. Dai, non ti preoccupare, ora siete qua. Cercheremo di renderci utili. Bravi. È così che ti piacciono. Non come... i nulla facenti come... come Taidur. E vedi che indica un nano che sta tipo lì a sedere che sta mangiando. Ma che cazzo vuoi, eh? Io guardo il nano. È un tizio, è un tizio con un collare. Anonimo, nano anonimo, però vedi che lei ce l'ha particolarmente con lui. Se sembra ci stessi una specie di faida, sì, un po' come in famiglia. Ma che famiglia hai, Ale? La mia famiglia è allegra. Le faide interne. Vabbè, cioè, magari tipo c'è la zia che dice: ah, c'è lui che non lo sopporta proprio, nulla facente. Parlano di te, Khaled. Basta. Confessioni personali. Basta. Beh, Giorros, direi che possiamo andare. Mi sento abbastanza riposata e mi stiracchio un po' le spalle. Sì, qua parlano troppo spesso di famiglia. Che problema ci dovrebbe essere con la famiglia? No, non nulla. E senti nelle voci: non ti preoccupare, Giorros, poi la troverai anche te. Speriamo. La sua famiglia di dove è, Giorros? Non rispondere, è una trappola, Giorros, è una trappola! Digli una bugia. Di qua e là. Più convincente. Mi piace sempre la voce da vecchio, quindi più convincente. Dimmi il nome di un posto nella mia zona. Ok, vedi che in realtà te lo dice proprio il nome. E ti dice... minchia. Aspetta. Gli unici due nomi che conosco sono quelli veri. Sì, che vieni da Donia Ennas. Da Donia Ennas. Ah, deve essere molto lontana. Puoi tirare la geografia per capire. Ok. Ah, devi, chiaramente poi Giorno stira in ganno. Ho fatto uno. Posso fare di meno? No, questo è geografia. Tira intuizione anche, Cassandra. Okay. Anch'io ho fatto 13. Però stringo il coso del il talismano del patrono per un D4 in più. Ok. Oh. È proprio 17. Una cosa fondamentale. che bello, dai. Deve essere un posto... Beh, in realtà non lo... Non penso di averlo mai sentito, però
Che bello, io... vabbè, lasciamo stare. Beh, tu da dove vieni? Aspetta. Queste lacune. non mi ricordo come si chiama il continente. Il nome del ragno. Protea. Ah, Protea. È quella accanto a questa, tra l'altro. Ok, Protea. Beh, io vengo da, da Bosco Rosso, è una città di Protea. È un posto carino dove vivere. Ci sarei rimasta volentieri. Io sono passato da quel continente. Fammi vedere. No, sei, hai fatto l'isola del terrore. No, l'hai evitato completamente, però ci sei passato accanto al continente. Non ci sono mai stato. Beh, dai, quando finiamo qui, semmai vi ospito a casa mia. È modesta, la città non è delle più ospitali, però il panorama è carino. In che senso non è delle più ospitali? Tipo qua? No, in realtà nel mio paese ci sono più razze, soltanto che sono l'unica così e non mi vedono molto bene. Però vabbè, per voi non c'è problemi, alla fine sono io il problema. E divento un po' triste. Come fa a essere l'unica? Sì, sì, falla soffrire, falla soffrire, Jorros. Come lei ha fatto soffrire te? Che sono confuso dalle mie voci perché non volevo. Le voci sono aggressive. Sì. Ero ingenuo, non credevo di farla soffrire. Beh, lì non c'è, non c'è. Non ho mai visto nessuno. In effetti, non ho mai visto nessuno come me nel mio viaggio. Sì, che ci sta bene. E i tuoi genitori? Non li hai mai incontrati? Alzo le spalle. No, avevo Verren. Chi? L'uccello? Il mio mentore, no, lui è Orione. Ah, già, già, mi ero un attimo confuso. Avevo solo il mio mentore. Dai, dai, basta rivangare il passato. Andiamo, andiamo. Sì, sì, bene, non parliamo del passato. Se, se ti fa altre domande, uccidila. Scherzosamente. Ma è stata simpatica finora. Sì, sì, mi sento, fai una bulla molto pericolosa. lo sai cosa intendo, Jorros, no? Credo di sì. Bravo. E ti senti un applauso. Andiamo. Ok. E sono le 11:40 e finiamo qua. Sì, va bene. Purtroppo siete split party, quindi c'è questo. Certo. Ma va bene così. dai, che ci facciamo arrestare anche io, Jorros. Ah, beh, chiaramente Jared e Kelt, se volete fare qualsiasi cosa che non sia a partire verso l'avventura. No, diciamo. No, io dormo e partiamo poi il prossimo giorno dopo per il nido. Cioè, l'avrei fatto anche oggi, ma mi sembra che si andrebbe troppo in là. Poi, no, quindi... no, va bene così. Quello che ha detto, oh, sì, quello che farei anch'io. Sono tranquillo, magari sono un po' più felice. Cammino. Finalmente cammini fino alla prossima tempesta che ti spaccheranno le gambe. Oh yeah. Ma non l'ho fatta apposta, io solo tirato. No, ti devo la vita. In realtà è sempre contento, ogni tanto lo rivanga quando siamo insieme. Quando gli ho spaccato le gambe a Jared. Non è vero. Sì. Lo dice sempre. Io rido alla cafe. Sono una persona affidabile. Non è assolutamente verissimo, no. Ok. Va bene. Volevi dire qualcosa? Suka, vai. Ok. Quindi,
Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento se volete, boh, commentare. No, se volete commentare e basta, oggi non c'è niente di, condividetelo con i vostri amici. Esatto, e alla prossima. Ciao. Ciao. Basta con il mi piace. Ciao.